Sembra che siamo arrivati alla fine di questo Odissea, ragazzi. 6410 punti. Siamo dentro in 52, vuol dire che semplicemente con una top 15 io arriverei a 6500 punti. La Lega Campioni, la dimostrazione per l'ennesima volta che anche chi è scarso può arrivare in Lega Campioni. Potete farcela anche voi, ragazzi. Abbiamo iniziato con la tecnica fish, quindi si pesca a pantano e si prende salute dal fiume. L'abbiamo poi migliorata nel corso di questi due mesi in cui abbiamo fatto partite in arena, utilizzando anche la tecnica barca e atterrando sempre al molo di Putrido Pantano, prendendo la barca e raggiungendo poi l'isola che c'è qua, o meglio la spiaggia che c'è qua, perché è sempre garantita una canna da pesca. Una volta raggiunta l'isola, si spera sempre che la safe, come ad esempio adesso, non è su Putrido Pantano. Questo vuol dire che possiamo, volendo, non obbligatoriamente pescare pesci, ma possiamo metterci anche in mezzo all'acqua, al mare, ad esempio qua. Non avere nessuna fretta. No, 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 la barca. No, aspetta. Quando la barca ovviamente non va da sola. Con calma, perché si può veramente fare, ragazzi. Si può veramente, veramente fare. Attenzione un attimo, concentrazione alle stelle. Manca davvero poco. Si potrebbe fare i 6500 punti senza bisogno neanche di fightare. Dipende quanta pazienza si ha, quanta fortuna si ha. Io, arrivato a questo punto, generalmente farmo materiale quando inizia a prendermi la safe. Sono tranquillo perché è difficile trovare gente a pantano. Adesso ci sta il pesciolino piccolo, ma non lo utilizziamo. Guardate che abbiamo 9 pesci arancioni, ma di solito ve li portate via in modo che non avete problemi, doveste rimanere nella tempesta. Vedo qualcosa là davanti, ma non mi sembra essere nessuno. Non è ancora fatta, ma siamo in 45 rimasti dentro. Un po' di pazienza, ragazzi, un po' di pazienza ancora. Grazie Alfredo, grazie mille. 44 giocatori dentro, un sogno che potrebbe avvicinarsi. Speriamo ovviamente che nell'inverno di Fortnite, che sarà ancora in season 1, ci sia la Winter Royale, perché l'anno scorso, se non ricordo male, la Winter Royale era accessibile solo a chi aveva raggiunto i 6500 punti. Voglio permettermi intanto di ringraziare tutti quelli che in questi due mesi hanno voluto anche aiutarmi, perché purtroppo ci avevamo gli stream sniper, quindi chi guarda la mia live ed entra nelle mie partite sapendo dove sono e quindi killandomi. Ringrazio invece quelli che lo hanno fatto ma non mi hanno killato e mi hanno aiutato ad arrivare a questo traguardo. Non è ancora fatta, ma sono molto molto positivo. Ancora 44 giocatori dentro, quindi consiglio di pescare ancora un po'. Si tiene solamente il pump. Voglio veramente giocarla super safe. Voglio veramente giocarla super safe. A questo punto vale la pena sempre comunque di tenere gli arancioni, i flopper. Consumiamo pure quello blu. Teniamo i pesci arancioni perché ne possiamo portare 4. L'idea è sopravvivere con la salute in tempesta. Quindi molto molto scialli. Siamo ancora in 42. È dura. È dura. Sale su un pompa leggendario che io sinceramente prenderei, perché se invece le cose non dovessero mettersi bene, sarà necessario raggiungere la safe e sopravvivere. Quindi vale la pena fare un'altra cosa a questo punto, avendo già 9 flopper. Possiamo guadagnare tempo. L'idea è non utilizzare i pesci finché si è qua, ragazzi. 41 dentro, non muoiono. Utilizziamo i funghi e intanto farmiamo un po' di mazze. Ci potrebbero veramente tornare utilissimi quando arriviamo in safe, se decidessimo di andare veramente.
l'idea di base è che fino alla top 25 non ci si muove da una posizione di vantaggio, perché toglie ancora 50 il ticket, e quindi con una top 25 fai 60 punti e ne vinci sempre 10. Non discuto sul fatto che questa tecnica è molto molto pesante da fare, cioè devi avere una certa voglia di farla, perché fai veramente pochissimi punti, ma i risultati sembrano arrivare, ragazzi. Benissimo il flopper, intanto come vedete nel fiume ovviamente non perdiamo, come dicevo prima, consumiamo i blu, che tanto non abbiamo modo di portarli per adesso. L'idea è, quando decidiamo di muoverci, via la canna da pesca e o prendiamo un'arma o prendiamo altri flopper. In questo momento siamo quasi a 12 flopper, lasciamo giù il preliba pesce momentaneamente. Se non dovesse trovare altri flopper, porto il preliba avanti. Ora c'è un continuo della tecnica, per chi non lo sapesse, molto interessante, che è quella di andare a pantano e di aiutarsi con i barili per tenere la salute. Questo, oltre a darci salute ovviamente, ci permette anche di prendere metallo. Allora, in questo caso ci facciamo il pesce blu, non ho tempo di portarlo indietro e voglio ancora tenere la canna da pesca, perché vado verso la parte frontale di pantano. Tenete sempre la barca, ragazzi, la barca è fondamentale, dovete essere veloci a spostarvi. Flobber, ecco, se tiro su un altro flobber lascio la canna da pesca. Ok, via la canna da pesca adesso. Come vedete abbiamo 14 flobber e infatti qua non c'è la barca che di solito c'era. Cominciamo un attimo al pantano, ricordiamoci ovviamente dove abbiamo lasciato la barca. Ne mancano 6 alla top 25, 16 alla Lega Campioni. C'è un percorso ben dettagliato da fare. Se lì non ci sono i barili, passate da qua. C'è gente? Forse ho sentito male. Come vedete, ragazzi, i barili ci aiutano tantissimo. Non stiamo consumando pesci. Attenzione alla safe, perché adesso bisogna prendere una decisione. Non credo che in questa partita sia possibile fare una top 15 restando qua. Ha senso andare verso la safe. Ha senso andare verso la safe. Altrimenti comincia a togliere 5 e non resisti più. E quindi andiamo. Prendiamo il fiume. Utilizziamo i fiumi, che è il modo più veloce per muoversi. Togli ancora 2 quando tocca. Abbiamo i pesci per sopravvivere. Dobbiamo essere molto veloci. Meno 15 alla Lega Campioni. Togli ancora 1, quindi abbiamo fatto bene a partire. Quando siete sui 30, sparatevi il flopper, in modo che almeno non c'è nessun problema. Non rischiate di incepparvi poi con le dita, cosa che a me succede. Toglie 2 in questo momento, siamo in 28. Mentre la barca va, ci spariamo il flopper e andiamo a guidare molto velocemente. Avanti ancora. 27. Meno 2 alla top 25. Si passa da lì, si passa. Dobbiamo poi tagliare dritto. Top 25 presa, attenzione, siamo arrivati a un passo dalla Lega Campioni. Ne mancano solo 10. Qua si deve salire dritto per dritto. Non c'è soluzione. Lascia perdere la barca, siamo in montagna, non ho tempo da perdere. Si va a piedi. Ci si dovrebbe arrivare senza troppi problemi. Giù di flobber. È stata una scelta rischiosa.
cercare di andare dritti per dritti. In modo da non avere problemi con gli ostacoli. Avanti ancora di flopper. Riusciamo a resistere tranquillamente. 24 giocatori dentro. Siamo davvero ad un passo, ragazzi. Sono veramente contento se ce la facessi ad arrivare in Lega Campioni. Ora molta attenzione anche a quelli che stanno rientrando come me verso la safe. Noi abbiamo dalla nostra il fatto di avere pesci che ci aiutano tantissimo. Non rischiamo. Siamo in 20, meno 5. Si sta avvicinando. 6.470 punti. Attenzione, vedo il bordo della safe. Mi ci avvicino, mi prendo un altro flobber. Non ho nessuna fretta. 19, eccoli davanti uno. Meno 4. Cerchiamo di evitare di essere visti, ripeto, possiamo tranquillamente gestire tutto con i pesci. Ed entriamo in questo momento in safe. Meno 3. Ci sparano. Resistiamo in tempesta. Resistiamo, non c'è fretta. Non c'è fretta, resistiamo. Noi possiamo farlo. Toglie due. Piuttosto allarghi il giro. Piuttosto allarghi il giro. Toglie 5, fa niente. Abbiamo 6 pesci. Diciassette, ne mancano due. Vedi che questo non ci spara più perché non sa più dove siamo. E noi abbiamo resistito. 16, ne manca uno, siamo arrivati. Pesce, ancora pesce. Ed è Lega Campioni a 6.500 punti. Dai! E andiamo! Ed è Lega Campioni dedicata a tutti voi! A tutti, tutti, tutti voi! Grazie, grazie, grazie a tutti, ragazzi! Anche questa volta ce l'abbiamo fatta! 15esimi Lega Campioni! Vi ringrazio per aver guardato questo video. Noi siamo in live su Twitch. Ciao!